ex modello, scusate. Vabbè, lasciamo stare. Perché? Perché sta per entrare la mia fashion reporter preferita, Valeria Oppenheimer. Because you know I'm all about the best, about the best. Ma no, come no, siamo no. Contenti! È arrivata l'estate. Contenti, felici. È arrivata l'estate. Come stai? Bene, benissimo. E quando ti vedo sono... Anche perché, Valeria, quando non ci sei, ho sempre il dubbio di cosa mettermi. Una tragedia. Una tragedia. E quindi vado vestito sempre come mi conoscono, cioè da... Vabbè, adesso neanche l'aggettivo modesto, dico. Però l'aggettivo. Sei stilosissimo, io te lo dico sempre. Perché mi aiutano, anzi saluto Elisa e Luca che hanno la pazienza di starmi dietro. Allora, giornata quasi obbligata all'argomento di sì. Oggi. Quasi obbligata perché ieri è stata la giornata mondiale della minigonna. Ragazzi, giornata mondiale della minigonna, uno dei capi ormai più amati da moltissime più donne. Più amati dalle donne di tutto il mondo, o quasi, ma sicuramente uno dei capi più rappresentativi anche di tanti cambiamenti sociali, un pezzo della nostra cultura. Pensa, Marcello, che gli inglesi l'hanno definita il capo più iconico degli ultimi 50 anni. Degli ultimi 50 anni? Degli ultimi 50 anni. Senti, vedo giustamente che porti una collana particolare, porti il classico... Metro del Sarto. L'ho rubato ai costumisti alle sarte. E doppiamente ringraziamo. Ciao, ciao a tutti. Allora, eccolo perché? Qua. Perché effettivamente dobbiamo cominciare a mettere i sì. Puntini su lei. Allora, ti faccio che significa dire cosa. Minigonna? Quanto deve essere lunga massima? Ad oggi per noi la minigonna va sotto questa misura qua, 46 centimetri. Però non è sempre stato così. Intanto 46 centimetri vorrei dirti che non è poi... così corta, le ragazze sono molto più audaci di così al giorno d'oggi. Io ne ho visto anche 25 insomma in giro, a dire la verità. Sì. Però ti voglio raccontare una piccola curiosità che invece prende un'altra misura, quella dei 61 centimetri. Non è minigonna. Che non è una minigonna, ma negli anni 60 sì. Negli anni 60, sotto i 61 centimetri, una gonna veniva definita da bambina e l'abbigliamento da bambina. Ma è quella che scopriva le ginocchia. E scopriva le ginocchia. L'abbigliamento da bambini non era soggetto alla tassa d'acquisto e questo ha contribuito al successo della minigonna. Ne, allora, lei è una fashion reporter, ma anche una storica della moda. Ci sono delle notizie anche in questa materia che effettivamente sono importanti. Questo che hai detto. È fondamentale. Certo che è fondamentale. Perché si pagavano più tasse o meno tasse secondo la lunghezza addirittura. Beh, diciamo l'abbigliamento da bambini non era soggetto a quella tassa lì, ma dato che la minigonna era sotto i 61, ovviamente veniva considerata abbigliamento e quindi, da bambini. Figuriamoci, tutti aggiriamo l'ostacolo, però, no? Come si suol dire. Oggi sono un po' impertinente. Tutti quanti mi diranno, chi mi sente lo sa, dice, ma lo sanno tutti. Non è così. Chi ha inventato la minigonna? C'è una disputa in corso. C'è una disputa, una querela. Sì, c'è una disputa, ma in realtà è più una disputa per noi che non, insomma, che le raccontiamo le minigonne, piuttosto che una disputa reale. La disputa è tra due grandi protagonisti di questa storia. Da una parte Mary Quant, che tutti conosciamo, Londra, della moda. Mary Quant già nel 1955 aveva aperto il suo negozio Bazaar a King's Road a Londra. Che era la strada, una delle strade iconiche. Durante gli anni della Swing in London, King's Road era proprio la via, quella proprio più importante, ci passavano i Beatles, ci passava chiunque. E le ragazze ovviamente della Swing in London orbitavano attorno alla boutique di Mary Quant. E quindi chi è che vendeva? Contesta questa cosa? Nessuno la contesta, però attenzione, la Querelle dice che dall'altra parte abbiamo un grande stilista francese che era André Courrèges e che per primo nel 1964, eccolo qua, ha portato la minigonna in passerella a Parigi. Hai capito? Quindi c'è l'ufficialità della passerella, c'è il francese. Esatto, e lì è stato un successo allora, pazzesco. Allora, l'argomento è super interessante, rimani con me. Adesso facciamo una pausa perché è importante sapere la spiaggia che ha scelto la nostra Elisa Silvestrin per il venerdì, la nostra ragazza Riga, come sai, bella e sportiva, ogni giorno ci fa conoscere dei posti molto molto interessanti. Elisa, dove sei oggi?